Allora, buonasera, anzi ancora direi buongiorno, visto che oggi è una giornata, non so lì da voi che siete da remoto, ma qui è una giornata d'agosto di 30 gradi e fa veramente caldo. Siamo arrivati all'ultimo incontro di questo seminario, vi ringrazio per la vostra presenza, sia qui fisica e anche ovviamente di coloro che si sono collegati da remoto. E stasera ho il piacere di avere qui a Napoli la mia carissima amica Christiane Beuvy, che conosco ormai da moltissimo tempo e abbiamo fatto anche tante cose insieme in questo seminario di cui vi parlerò, che per me è stato un luogo prezioso sia di confronto con lei e anche con altre donne, soprattutto donne che si occupano del femminismo nel mondo diciamo, del Mediterraneo, del Sud, quello che per loro noi siamo il Mediterraneo del Nord e quindi il Mediterraneo del Sud, Algeria, Tunisia, Libano, eccetera. Quindi dove ho sempre trovato delle cose belle e luogo appunto di scambio. Christiane Beuvy ha una carriera, diciamo così, molto importante, sia per il lavoro teorico che ha fatto, sia per le pubblicazioni. È chargée de recherche honoraire al CNRS, che è il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica. Ha conseguito un docteur d'état in lettere e scienze umane. Sono fermata quando la connessione è Sì, andata, brava. quindi riprendo da dove ero. E cioè stavo presentando appunto Christiane Beuvy e mi ero fermata nel dire che oltre ad aver conseguito il dottor d'età in lettere e scienze umane, è anche dottore in sociologia. Ha creato nel 1997 il seminario di ricerca interdisciplinare internazionale intitolato Prima donne, spazio pubblico e Stato-nazione in Francia e in Italia. XIX secolo e XX secolo, poi il seminario ha cambiato nome e si chiamava così, Al di là del genere, pensiero della differenza, pensiero complesso nel Mediterraneo, EHES e FMSH, cioè Fondation Maison Sciences Humaines. Ha insegnato sociologia, orientamento sociologia storica presso il DES, genere, sessualità e mediatore all'Università di Reims. Le sue ricerche si sono concentrate su vari ambiti, vi dico quelli più importanti, il Mediterraneo, in particolare la Provenza e i suoi rapporti storici con l'Italia, quindi alla luce delle trasformazioni delle società rurali, della cultura popolare, il rapporto allo Stato-nazione. E poi un altro ambito, la storia delle donne, nel senso interdisciplinare, e il movimento delle donne, in particolare le sansimoniane, nel sansimonismo e oltre. Ha pubblicato numerosi articoli e parecchi libri, di cui uno con una professoressa oggi in pensione di storia contemporanea all'Università di Cagliari, Laura Pisano. Parole inascoltate, le donne, la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia, 1789-1860. Tra le altre pubblicazioni, ve ne cito giusto 3-4, Le donne nello spazio pubblico, Itinerari franco-italiani, è un testo che lei ha curato, poi ha diretto e codiretto 6 opere collettive concernenti l'area mediterranea, di cui uno è un omaggio a François Collat e un altro a Paul Vieille, direttore di ricerca al CNRS, creatore e direttore della rivista Peuple Méditerranée, che è durata moltissimo tempo, da 20 anni, dal 1977 al 1997. Ecco, grazie Cristiana di essere Grazie, venuta a sì, Napoli, prego. siamo molto felici che tu sia qui e di ascoltarti e ti do la parola. Grazie. Allora, devo fare scuse per il mio italiano che non è molto, soprattutto che in questi ultimi anni, con confinamenti e altre cose,
non ho avuto molto l'occasione di sentire e di parlare italiano, che era diverso negli anni precedenti. Allora, primo, tengo a esprimere i miei ringraziamenti a Stefania Tarantino per avermi invitata a partecipare a questo bel convegno dedicato a Sarah Kaufman. Sono in simpatia con il suo itinerario e le sue sofferenze fuori dal comune, nell'infanzia e finalmente tutta la vita. Sono impressionata dal suo immenso lavoro e la sua opera monumentale. 20 o 25 libri, se ho capito bene. Françoise Colin scrive di avere detto che stentava a leggerla seguendo il ritmo della sua scrittura. Oggi a Napoli ho la fortuna, prima di scoprire in presenza due grandi letture di questa filosofa francese, professoressa alla Sorbonne. E, secondo punto, di approfittare delle discussioni, delle relazioni di Stefania Tarantino e di Federica Negri. Tutto questo all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e voglio ringraziare l'Istituto per la sua organizzazione del convegno e per ospitare i nostri lavori. Lo ringrazio per aver preso in carica il mio biglietto di aereo. Allora, devo dire che non sono una specialista di Sarah Kaufman. Sono venuta a questa opera all'occasione del convegno giornata di studi di omaggio organizzata da Françoise Colin e Les Cahiers du Griff. Griff vuol dire gruppo di ricerca interdisciplinare o internazionale, tutti e due, sul femminismo. Perché questi cahiers sono un luogo, una pubblicazione che non ha equivalente, e dunque Françoise Colin, filosofa, è stata una donna particolarmente attiva in tutta l'area della francofonia. E questi cahiers, dei quali la pubblicazione si è sviluppata dal 1973 fino al 1997, ma ci sono state tre serie con interruzioni, perché fare una rivista completamente libera a tutti i punti di vista è una cosa difficile, che Françoise, che era nata a Bruxelles, en Belgique, è venuta a vivere a Parigi dal 1980. E dunque avevamo tante occasioni di andare a conferenze, di chiedergli appuntamenti per parlare delle nostre ricerche. E l'ultimo numero è dedicato a Sarah Kaufman. Sono gli atti della giornata organizzata nel più o meno due anni dopo la morte di Sarah, che era nell'autunno 1994, dunque nel 1996, più o meno. Dunque, è qui che conoscevo il nome, un po' alcune pagine così, ma veramente
Dunque, questo è stata un po' una iniziazione. Iniziazione. Boh. Allora, in questa situazione, dopo l'invito di Stefania, ho lavorato, ma un po' difficilmente perché sto arrivando alla fine di un libro Monumentale, possiamo un po' dire. quasi monumentale sulle donne sansimoniane, il sansimonismo e anche un po' Saint-Simon. E ho dovuto in questo percorso cambiare il titolo della mia relazione. Spiegherò un po' più avanti perché. Allora, il titolo che ho adottato è Sarah Kaufman, 1934-1994, analisi, riflessioni, domande e ipotesi di ricerca. Allora, ho vissuto intensamente quanto lo potevo per la mia conoscenza di questa bella lingua che è l'italiano e anche dei problemi di orecchi che devo curare quando avrò un po' più tempo. Dunque, ho vissuto queste 2 giornate scoprendo come la conoscenza del pensiero di Sarah Kaufman è impronta dall'empatia, potrei dire la solidarietà quanto possibile con le sue sofferenze e con la vicinanza delle sue tematiche di ricerca ai problemi cruciali del nostro presente. Dal mio punto di vista, dall'approfondimento della lettura di Sarah Kaufman emergono interrogazioni senza risposte, particolarmente a proposito di Auguste Comte, grande esponente e creatore anche della filosofia positivista, e a proposito di Freud. Parlerò un po' delle mie interrogazioni a proposito del tipo di edizione di Freud che Sarah ha utilizzato, perché sono in Francia numerose le edizioni varie di Freud. Bon, allora, Françoise Colin, che ha creato e diretto i Cahiers du Griff completamente, scrive di aver augurato un omaggio pubblico e internazionale a Sarah Kaufman. E chiedo a Stefania di leggere. La perseveranza di questa opera mi ha affascinata e in un certo senso intrigata, incuriosita. Avevo e conservo un rapporto all'opera e a una persona, un'opera persona, che io salutavo in un solo movimento, quindi opera persona insieme. Apparterrà ad altri di dedicarsi alla pura esegesi del testo. L'impossible dietrétique, philosophie et récit. E questo è il titolo dell'articolo in questo cahier. Allora, Françoise Colin mi viene in mente perché ho lavorato molto su questa pubblicazione. Perché potrei dire che gli articoli costituiscono per me testimonianze di un rapporto, di una lettura, di qualcosa che si annoda tra ogni autore e Sarah Kaufman. E sono letture molto diverse. Allora, Françoise Colin, che ha organizzato la giornata con un'altra filosofa, Françoise Proust, che penso è morta ancora giovane, poco tempo dopo la giornata.
Allora, Françoise scrive, e qui mi trovo in accordo con lei, che non era sempre il caso. Le discussioni con Colin erano molto... accese, vive. Oui. Talvolta esplosive. Bon. Dunque, lei dice che il suo lavoro filosofico, perché lei, con tutta la sua attività editoriale e viaggi, posso dire, nel mondo intero, andava molto in Brasile, Argentina, Tunisia, Lebanon, mentre la guerra civile, la nostra amica Evelyn Akan, lebanese, che conosce bene Stefania, pensava che lei non avrebbe l'audacia di venire verso la fine della guerra civile, la fine degli anni Ottanta, e però è venuta nel 1989, penso. E ha passato Natale nella famiglia di Evelyn, da amici, e esiste un cahier sul Lebanon. Allora, devo dire che questi quaderni sono consultabili su internet, sono stati messi in linea. E dunque il punto di vista di Françoise Colin era piuttosto dei rapporti, lavori intellettuali, e il legame con il movimento delle donne, la questione del politico, nel senso profondo della parola e non circostanziale. E il punto di vista di Sarah Kaufman non è questo. Ma Françoise dice di essere stata agganciata, si può dire? Sì. Agganciata dal fatto che la questione del femminile era presente nei tanti testi di Sarah Kaufman, ma per lei non è la questione centrale di questa filosofa, ma ne la trattava leggendo certi autori come Auguste Comte, che a me mi ha molto sorpresa, devo dire. E dunque, poche professoresse o ricercatrici femministe nel senso più ampio della parola avevano questo orientamento sul femminile. E bon, fa citare due persone, una in Francia, penso, e l'altra a Montréal, perché Françoise è andata molto spesso a Montréal. Allora, questo penso è importante, fra tante altre cose importanti. Dunque, vorrei fare emergere elementi d'analisi dell'opera di Sarah Kaufman. E ci sono variazioni di letture da una lettrice a un'altra. Ma a questa giornata di omaggio a Sarah Kaufman era presente il filosofo Jacques Derrida tutta la giornata e ha fatto una prestazione abbastanza lunga che è presente qui. Allora, je vais lire, je l'ai. Vi leggo una c'è citazione di Françoise Colin tratta dal contributo che è presente nei Cahiers du Griff. Allora, se la mia attenzione era stata attirata dal percorso di Sarah Kaufman, è per il fatto che la tematica del femminile era sorto in maniera precoce, senza per questo costituire il motivo principale o determinante
e senza comportare un qualsiasi impegno femminista. E lei è stata con Catherine Charlier e Louise Marcilla Costa a Montréal, una di quelle, così rare nello spazio francofono, ad aver precocemente rilevato questo motivo nelle opere filosofiche e di averne trattato in maniera speculativa con altre, di cui io ero, e quindi durante la Sara Kaufman, è un po' quello che ho detto male, ha trattato questa tematica sul modo speculativo, sì, mentre altre delle quali io faccio l'articolazione al politico. Il politico che dai greci ha sempre provocato il disprezzo dei filosofi professionisti, a meno che loro stessi non pensavano di incarnarlo. Questa persistente dicotomia della filosofia e del politico, Hannah Arendt l'ha denunciato, riconoscendone i motivi, l'ha assunto in una forma con una tensione paradossale, poiché le idee non conducono al mondo, e c'è un'invenzione propria all'agire, ma bisogna pensare per accogliere e accompagnare ciò che avviene per poterne giudicare. Così la questione delle donne, che pertanto è stata molto spesso il quadro dei nostri incontri all'estero, restava tra noi un non detto, poiché era un altrimenti detto, pronunciato come in due lingue, perlomeno a partire da punti di vista differenti. Ecco, okay. Grazie. Prego. Allora, questa è la problematica generale. Allora, Françoise Proust ha intitolato il suo articolo Impasse e passe, vicoli ciechi, suppongo, e passi. Passaggi. Passaggi. Allora, ancora una citazione. Là. Sì? Eh? Abbiamo intitolato questa giornata Impasse, vicoli ciechi e passaggi. La vita è costituita di impasse, di infelicità, di sofferenze, ma al cuore delle impasse, perché impasse on l'utilizzo sia in italiano, tout le monde comprend, si dissimulano dei passaggi provvisori e fragili. Che questi passaggi siano offerti dalla psicanalisi, dalla filosofia, dall'arte, e qui ci sono delle parentesi, quindi dalla psicanalisi la cura, dalla filosofia la scrittura, dall'arte, pittura e letteratura mescolati, questi sono sempre dei giri e dei rigiri, degli stratagemmi, delle astuzie, degli espedienti, che non durano e non sono efficaci, che se non guardiamo nel buco della verità, cioè se non guardiamo in faccia la verità e se non la afferriamo obliquamente e di sbieco. Grazie. Prego. Allora, poi arrivo a un'amica scomparsa troppo presto, Françoise Duroux, che ha scritto una grande opera ma molto dispersa e che è stata raccolta in due grossi volumi da Mireille Azoug. Che è presente da remoto, che la vedete sotto Univ.
E lei. E che co-organizza con me da 10 anni il seminario del quale ha parlato Stefania. E dunque, Stefania e Chiara Zamboni hanno tradotto una serie di testi di Françoise Duroux che sono diventati un libro. E fra i numerosi capitoli, l'uno si intitola in italiano Come fa filosofia una donna? E questo testo è dedicato a Sarah Kaufman. Allora, originariamente questo articolo pubblicato questo nei Cahiers du Griff, perché François Duroux utilizzava molto Internet. E Mireille Azoug è realmente una persona molto agevole su Internet. Ma questo, bon, perché Françoise Colin aveva chiesto a Françoise Duroux di contribuire alla giornata d'omaggio perché subito dopo il suicidio di Sarah Kaufman, Françoise Duroux aveva scritto alle amiche vicine per dire la sua emozione, le sue interrogazioni, eccetera. Allora, scrive Françoise Duroux. Oggi sarebbe stata giovane, perché Sarah è morta a 60 anni. Possiamo definire la sua morte un suicidio, parola che non amo affatto. Ha deciso di morire per ragioni che ignoro. Non la conoscevo personalmente. Forse non è sopravvissuta alla speleologia di Rue Ordener, Rue là-bas, alla quale si era dedicata. Da parte sua, l'autrice Sarah Kaufman scrive all'inizio di questo libretto «I miei tanti libri sono stati forse delle vie traverse obbligatorie per arrivare a raccontare questo», che è un volume autobiografico e tradotto in italiano. Bon, tornerò su questo aspetto, ma le traduzioni di Sarah Kaufman, particolarmente in Italia, sono attive, sono numerose. E invece in Francia la conoscenza rimane individuale. Ho parlato a parecchi colleghi, amiche, eccetera. Oui, oui, je lis Sarah Kaufman, molto bello. Ma non c'è una corrente, un movimento di pensiero, di scambi. Bon. E dico subito che penso che quest'opera fa paura nella cultura francese, perché infatti la mia ricerca concerna parzialmente la cultura francese, che è un universo, a mio parere, particolare. E c'è la questione di paura anche di tentare di seppellire alcuni autori, come sto scoprendolo con Saint-Simon. Bon, ne parlerò, non è il soggetto del giorno. Bon. Allora, chiedo di tenere presente nelle memorie questa riflessione di Sarah Kaufman, che non è esattamente, al mio parere, nella stessa linea di pensiero che
l'analisi di Françoise Duroux. Allora, Sara Kaufman viveva nella solitudine. Bon, aveva rapporti con persone che sceglieva, e particolarmente e qualcosa di pubblico, una grande amicizia con Derrida. E Derrida l'ha detto. Ricordo di Sara Kaufman. Eccoci, ci siamo fermate ovviamente, quindi non vi preoccupate, anche perché c'è la registrazione, ci siamo fermate. Ok, dai Cristian, ciao. Bon, allora, dicevi di Derrida. Sì, questa amicizia non aveva iniziato della giovinezza di Sara Kaufman, era da... dall'età di 40 anni più o meno. E mi diceva Chiara, che è assente oggi, che lei che ha lavorato sull'opera di Derrida non cita mai Sara Kaufman. Allora, io ho letto il testo proprio, alcune opere di Derrida, ma non tutte, e ho letto naturalmente il suo testo qui. Ho qualche parte l'impressione che aveva difficoltà da capire Sara Kaufman. E poi, bon, è un grande filosofo che ha una fama, reputazione forte. Allora, però lui nell'inconscio ha questa paura della cultura francese di aprirsi alla novità. Bon, è un'interrogazione fra tante altre. Allora, la Françoise Duroux spiega che non ha mai conosciuto realmente la leggeva, ma non aveva però mai parlato con Sara Kaufman, che venivano l'una e l'altra da orizzonti teorici diversi e che lei non ricercava i contatti e il punto di vista di Duroux, che è una filosofa aggregée di filosofia, très jeune, brillante, eccetera. Allora, la parola suicidio interroga Françoise Duroux, e je suis là-dessus d'accord avec elle. Pourquoi, comment s'est-elle suicidée? Et à 60 ans. Alors, elle dit là-dessus. Stai parlando francese. Oui. Scusi. Che la sua morte mi ha scossa molto, perché ho avuto la sensazione che è morta di una solitudine di cui lei stessa non comprendeva tutte le cause. No, là, non sono molto d'accordo. Perché Françoise Duroux, che è diventata femminista, lo dice lei pubblicamente, tardi nel femminismo francese, che era particolare. E io posso dire lo stesso, sono entrata ancora più tardi che Françoise Duroux. Che è entrata, mi ricordo bene, le diceva nelle nostre riunioni, nel 1977. Dunque esisteva in Francia dal 68 il femminismo. E io ancora dopo il mio primo viaggio in Italia per un articolo per la rivista Peuple Méditerranéen,
che un numero speciale, Donne del Mediterraneo, dovevo fare qualcosa sul femminismo italiano, totalmente sconosciuto in Francia. Bon. Allora, dunque l'idea di Françoise è che la solitudine di Sarah Kaufman fra i filosofi generalmente uomini di alto livello, Massimo, l'aveva bloccata, asfixiée peut-être, je ne sais pas, e che lei non aveva cercato da infrangere questo muro e dunque la rendeva ammalata. Allora, non sono completamente d'accordo perché penso d'abord, diceva Sarah che non era femminista, se ne difendeva, ma scoprendo la sua opera da più vicino, vedo che aveva orientamenti che possono raggiungere ricerche femministe, è evidente. Eh? Ma è l'idea però di movimento e di non andare nella ricerca speculativa, che era la sua ossessione, no? Del profondo. Per lei, se ho capito bene, il femminismo del quale si incontravano giovani, meno di 30 anni, no? Era qualcosa che impediva questi progetti di sovversione, la ricerca profonda, filosofica, alla quale si dedicava lei. Bon, alors, je crois aussi, credo anche, che Françoise Duroux sopravvaluta la capacità del femminismo francese a portare un rapporto diverso fra persone e fra studenti e con studenti, con bon, cambiamento fondamentale. E questa è la vera prospettiva, una delle vere prospettive del femminismo. Ma penso che in Francia non è stato a questo livello, alla differenza dell'Italia, per esempio, la comunità filosofica di Ottima, anche se riunisce donne di un certo orientamento, ma però siamo state invitate nel 2007 a Verona dalla comunità di Ottima, quattro francesi, Françoise Colin, Françoise Duroux, Nadia Setti, che è italiana di origine, e io stesso che ero ancora poco filosofa, malgré mon désir. Dunque c'è questa apertura all'interno dell'Italia, con limite naturalmente, e con l'estero. Voilà ce que je pense. E non esiste in Francia questo tipo di sostegno che dà un'armatura, per andare avanti nelle ricerche particolarmente speculative. No. Ma ci sono limiti, perché io ho una grande solitudine, e particolarmente in questo periodo nel quale Saint-Simon è completamente occultato, e io invece ci ritorno. Bon. Allora, voyez le bizarrerie della cultura, particolarmente in Francia.
Allora, bon. Devo dire che questa questione di suicidio esiste in Francia, nell'ambito intellettuale. Però meno adesso o non lo sappiamo, ma negli anni dopo 68, gli anni 70, ci erano suicidi. E ritrovo lo stesso fenomeno nel sansimonismo, negli anni 1830 e dopo, particolarmente di donne impegnate in un modo alla stessa volta intellettuale e pratico. Il mio libro avrà una lunga introduzione e ho cercato rilettori e rilettrici di livello più alto di me per avere garanzie, perché ho trovato sostegno. Ma la questione dei suicidi è un'interpellazione per questi relatori. Per esempio, Michèle Perrault, una delle grandi iniziatrici della storia delle donne in Francia, e che farà la prefazione di questo libro. Bon, allora, la questione del suicidio è là. Allora, perché ho cambiato il titolo della mia relazione? Sono situazioni o problemi che mi hanno messo in un altro orientamento che lettura di Auguste Comte e Freud. Bon, Freud, j'ai lu, oui, le livro. Il libro, l'enigma Enigma della femme, enigma della donna. donna. Ma è soprattutto Auguste Comte, che mi, il libro di Sarah su Auguste Comte, che quando l'ho avuto in mano per Stefania, che l'aveva ordinato da Gibert, è tutto un problema Sì. per trovare. Bon, questo titolo, Aberration, lo vedevo come una critica di Auguste Comte da Sarah Kaufman, ma non è del tutto questo. Aberration è un concetto di Auguste Comte e che concerne le questioni di itinerari sessuali di uomini, soprattutto per lui. Perché il sottotitolo c'è Le devenir femme d'Auguste Il Comte. divenire donna di Auguste Comte. Sottotitolo di Sottotitolo. Sarah. Allora, è un libro complicato. E devo dire che ho trovato un'ipotesi per spiegare questa scelta di Kaufman di lavorare su Auguste Comte, ma non capisco bene ancora perché ha fatto questa scelta. E la cosa un po' straordinaria è che lei scrive qualche parte che dopo aver finito questo libro, lei non poteva più scrivere. Allora, vuole dire che questa scrittura speculativa, mi pare, era qualche parte una contrainte, Una e costrizione. oui, e che la costrizione era stata particolarmente forte scrivendo questo libro, Auguste Comte. Allora, moi, francamente, che come sociologa, Auguste Comte è un nemico. Un nemico, lo dico carino. Allora, ho capito che la sua opera ampia ha altri aspetti che questo positivismo, che è diventato al cuore della
Terza Repubblica. Filosofia repubblicana della Terza Repubblica ha messo nel centro il positivismo. Auguste Comte. È scritto, c'è stata una mostra importante alla Biblioteca Nazionale di Parigi, la Biblioteca Mitran, il secolo dei Sozzimoniani. Non ho potuto vedere l'esposizione, ma esiste un catalogo molto elaborato, molto interessante, e c'è un busto, mi pare, scultura di Auguste Comte. E il positivismo è al centro della filosofia repubblicana. Allora, è un pensiero di Stato, je regrette, e che è diventato sempre più pesante, anche all'università, dappertutto. Allora, però lei ha capito questo, ne ha sofferto, ne ha, non so, ha voluto vedere. Ma in questo volume la questione del femminile è molto importante. Voilà. Allora, dunque, se questo... Ho cambiato il titolo perché ho rinunciato a fare, altri lo fanno meglio di me, l'analisi del libro, o lo faranno. E c'era anche l'ambito politico in Francia in questi ultimi sei mesi, dove si preparava l'elezione del Presidente della Repubblica e la minaccia della vittoria del Front National, la droite estrema. E là, la, come si dice, l'alleanza repubblicana si vedeva che era indebolita. Allora, in questo, io non sono stata in disaccordo col femminismo francese, particolarmente sugli orientamenti iniziali di questo movimento, perché fino all'81, quando abbiamo avuto l'elezione di Mitran, dopo 20 anni o di più di governo di destra, la Quinta Repubblica, iniziata nel 1958. Allora, queste, le femministe di origine, in vari componenti, erano tutte d'accordo per dire la politica per noi non è la nostra cosa. E donne che avevano fatto politica o lotte sindacali erano viste un po' come lo sospetto. Con sospetto. Con sospetto. Per essere femministe, chiare, determinate, senza politica, non è la nostra colpa. Ma la cosa reale è che con Mitran la speranza di vedere cambiare i programmi di ricerche, di studi, eccetera, là è finita questa barriera. E difatti ci sono stati convegni importanti a Toulouse. Voilà. Allora, vous voyez que la realtà, come dire, culturale, nel senso profondo, è una cosa difficile, mantenuta più o meno dell'oscurità in Francia. Allora, avevo interrogazioni che ho un po' messe in luce, che
che mi hanno portato ad adottare il titolo che ho detto. Allora, queste interrogazioni sono venute, primo, dallo scarto abissale fra, da una parte, e le opere e il percorso di Saint-Simon, 1803-1825, e il periodo della pubblicazione delle sue opere numerose, che sono state editate in volume, quattro volumi, per la prima volta nel 2012. Bon. Allora, dunque, ma io, sociologa, avevo seguito corsi in Sorbonne, particolarmente con Georges Gurvitch, che era un grande specialista di Saint-Simon, ma ancora uno che non è di origine francese, era un émigré. Bon, allora, il y avait Saint-Simon e dall'altra parte Auguste Comte, che è stato il segretario di Saint-Simon dal 1817 fino al 1824, e Saint-Simon è morto nel 1825. Ma il disaccordo fra l'uno e l'altro è andato sempre più largo. Allora, dunque, il y a uno scarto abissale. E l'altro problema è quello delle edizioni di testi di Freud alle quali si è affidata Sarah Kaufman. E mi sono interrogata su apparentemente l'assenza del suo rapporto con Lacan, con l'opera di Lacan e il suo seminario, che lei avrebbe potuto seguire, perché è qui che ha fatto una lettura, come dire, subversiva di Freud. Farò più avanti una citazione di un filosofo e analista italiano su questo ruolo di Lacan. Allora, dunque, lei è rimasta, mi pare, in una visione pratica della psicoanalisi che in Francia, particolarmente, ma non unicamente in Francia, qualcosa di appiattito, di banalizzato, eccetera. Voilà. E Françoise Collin si domanda a lei, nel suo testo, se lei, Sarah, ha veramente ignorato l'opera di Luz Irigaray, particolarmente Speculum, pubblicato nel 1874. 1900. Ah, c'è di 800. Merci. Voilà. Bon, voilà. Allora, un piccolo dettaglio vissuto, che andando all'omaggio a Sarah Kaufman, che si teneva, penso, un luogo dell'Università Americana di Parigi, dove insegnava talvolta Colin, di fronte al Teatro dell'Odeon. E c'è la rue de l'Odeon che va dalla metropolitana sul boulevard Saint-Germain a questa piazza, e era in autunno, camminavo e una donna che non conoscevo si è avvicinata di me e mi ha detto lei va probabilmente alla riunione per Sarah Kaufman, e mi ha detto sono la sorella di Sarah. E quando abbiamo capito la famiglia, perché penso che aveva parecchi fratelli e sorelle, sì, che c'erano legami stretti, sì, fra loro. E dunque,
quando abbiamo visto che smetteva di scrivere dopo Rue Ordener, Rue Lavat, abbiamo cominciato a temere che lei scelse di togliersi la vita lei stessa. E è successo così. Bon. Alors, on va pas lire les autres citations d'ici, non, parce que sinon on fait trop tard et déjà ouais. 17h40, donc il faut... Bon. Alors, oui, lasciamo le quello che chiamo testimonianze e... Oui. Jacques Derrida a dit « Ho passato le ultime settimane a rileggere alcuni testi di Sarah col sentimento e piuttosto la certitudine che tutto restava ancora a venire e a capire per me. » Allora, c'est questo che mi fa pensare che probabilmente tutti gli scambi orali, lui non la capiva. Questo è però problematico. E allora lui dice che ha letto come nessuno nel XX secolo a fondo Nietzsche e Freud. Bon. Alors, ho parlato dei problemi che mi poneva Auguste Comte, non ci torno, ma la mia ipotesi è che Sarah Kaufman però è stata attratta da Comte perché aveva una preoccupazione dell'ordine del sentimento che doveva essere fare da legame nell'umanità, qualcosa del genere. Perché Comte si prendeva per un grande, grande filosofo, l'equivalente di Napoleone in politica. E allora c'era questa questione di come è possibile che l'umanità viva insieme. Ma lui è diventato sempre più autoritario. E per lui, e questo per me è sociologa, le iniziative venute dalle popolazioni, questo non esisteva. Se la a rovescio Saint-Simon, passare dal governo degli uomini all'amministrazione delle cose. Allora, ma lui aveva sposato una donna, si dice che era una prostituta, non so, un po' interrogativa su questo, ma la coppia andava male, talvolta la donna partiva, lui la faceva partire, torneva, eccetera. E finalmente ha incontrato, ma non so più, dopo il 1840, è nato nel 1798 e morto nel 1857. Dunque, verso la metà degli anni 40, ha conosciuto una giovane vedova che è morta lei a trentenne e che si chiamava Clotilde de Vaux. E lui là era veramente innamorato. Beh, lei non ha mai voluto accettare relazioni di amore con lui, ma questo l'ha lui trasformato, ha cercato,
Penso che sono questi, probabilmente questi aspetti, perché Sara Kaufman era intensamente alla ricerca della sua verità. E questa è la mia lettura. E non l'ha trovata, è per questo che si è suicidata. Una cosa che mi sorprende sono le informazioni diverse sulla possessione da Sarah del stilo di la suo penna. Padre. Uno stilo che si riempiva con con l'inchiostro liquido. Voilà. Allora, alcuni dicono che il padre le lo ha affidato, altri anche nei cahiers du Brief, insomma. Altri dicono che e lei particolarmente lo dice, l'ha preso della borsa della madre, con la quale aveva un rapporto violento, ne ha parlato ieri Federica Negri, e mi pare questa questione di violenza è un punto molto importante, violenza dell'occupazione tedesca, della deportazione del padre, della piccola ragazza nascosta in diverse regioni, case di Parigi, eccetera. Allora, lei scrive e comincia così questo libro, probabilmente lo conoscete. Di lui mi rimane solamente la penna. L'ho presa un giorno da una borsa in cui mia madre la conservava insieme ad altri articoli di mio padre. Allora, vedete già la rivalità con la madre, mi pare, nel rapporto col padre. Una penna che non se ne fanno più e che bisognava caricare con l'inchiostro. L'ho usata per tutti gli anni della scuola, mi ha mollato prima che io potessi decidermi ad abbandonarla. Ce l'ho ancora, tenuto insieme con il nastro adesivo, mi sta davanti agli occhi sul tavolo dove lavoro e mi costringe a scrivere, scrivere. E dunque c'è questo aspetto di contrainte all'écriture. Alors Françoise Duroux, là aussi je non sono molto d'accordo, parla che le fa pensare, ma è troppo allusivo, alla trasgressione dell'incesto. Non ho capito esattamente che cosa voleva dire. Vorrei parlarne con Mireille Azoul, con Yves Duroux, il marito di Françoise. La scrittura non era apparentemente dominata dal piacere, c'era. Voilà. Ci deve andare sur les rapports sur Freud. Sur Freud, tu voulais aussi dire quelque chose. Allora, perché c'è Sarah la sua incapacità a raccontare la sua vita? Mi pare aver letto, o è stato detto qui, che tutta la sua opera era autobiografica. Però lei. Allora, questo chiederò un po' più spiegazioni, è possibile, ma mi pare che non si può negare che di parlare degli aspetti affettivi e anche di parlare di suo padre. Jacques Derrida ha un'espressione, ce qui s'est passé nel luglio 42, fra Rue Ordener, rue là-bas. C'est quelque chose. È qualcosa?
è qualcosa che non veniva facilmente negli scambi verbali, e però è qui che sta la sua, come dire, la chiave di comprensione. Il centro della sua vita e la ricerca di questo legame che gli è mancato e come poteva essere curata, superata questa blessure. Questa ferita. Voilà. Allora, Federica Negri mi ha portato informazioni molto importanti sul percorso analitico di Sarah Kaufman con Serge Wiedermann, autore di un libro che ho letto che si chiama La costruzione dello spazio analitico. Ma quest'uomo è morto nel 91. Dunque, poco tempo prima del suicidio, e Federica ha testimonianze molto precise sulla crisi che è venuta in lei con la morte del suo analista. Allora, voilà, era sul cammino della guarigione, di superare la ferita, e il cammino si è interrotto. C'è qualcosa. Allora, vorrei finire, perché devo finire, sulla psicoanalisi, perché devo dire che questo lavoro, e sono molto felice di poter partecipare ai lavori di questo convegno, è che andando avanti nella carriera, essendo in pensione, che è una cosa che dà libertà, perché quando si è in funzione amministrative, insegnanti, eccetera, c'è qualcosa che... No? Allora, invece c'è libertà e tutte domande profonde. E dunque sono interrogandomi su cambiamenti di rapporti fra scienze sociali, particolarmente sociologia e storia, filosofia e psicoanalisi. Voilà. E in France c'è molto da fare. Allora vorrei citare un etnologo, filosofo, psicoanalista che si chiamava Octave Manoni, che ha vissuto dal 1899 al 1989 e ha scritto un piccolo libro molto bello intitolato Freud, che comincia così. Con considerevoli qualità letterarie, l'opera di Freud non appartiene innanzitutto alla letteratura, ma mira a una verità. I commentatori di una tale opera possono scegliere tra diversi approcci, secondo la propria come dire, mira della verità. Allora, penso che questa è una definizione, si può parlare di definizione in psicoanalisi, che dà una certa luce sul caso Kaufman. Allora, ecco la frase, perché c'era tutto un non di intorno all'enlèvement del padre e la sua morte tragica, che è stato di ieri, come è stato morto. Sì, come è stato ucciso. Voilà. Mm. Allora, voilà quello che scrive Derrida. Non parlare del resto, di più di un resto soffocante, il peggiore, e di ciò che ha avuto luogo laggiù nel 1942,
vicino alla Rue Ordener, tra la Rue Ordener e la Rue Labat. Questo è Derrida. Allora, però sarà anche nel lavoro analitico, era bloccata per parlare di questo. È una domanda che mi fa. Vorrei terminare su Lacan, ma non sul personaggio sulfureux di Lacan e delle sue sedute massacranti, eccetera. No. Se prenderò il punto di vista di Sergio Finzi, filosofo e psicoanalista italiano che vive a Milano e che ha seguito i seminari di Lacan a Parigi e che è stato stressé, mi pare, perché ho avuto scambi con lui, con la fine di questo seminario, la dissoluzione decisa da Lacan lo stesso. Allora, Finzi ha detto: questo mi ha fatto lasciare la Francia. Allora, ha potuto scrivere Finzi che senza Lacan non avremmo più Freud. E sottolinea che la lettura di Freud da Lacan è all'impronta del surrealismo. Questo è visto talvolta in Francia come Lacan era surrealista. Ma come ho detto a Finzi, quando si capisce il peso del positivismo nella cultura francese, ma la cultura più ampia, anche il tréfonds della politica, di tutto. No, c'est pas possible. Et le grand responsabile è Auguste Comte, al mio parere, che è ritornato in stima nella sociologia. E non capisco veramente perché. Allora, dunque, la posizione di Lacan, di Finzi face a Lacan, c'è né contro quest'opera, né fuori da questa opera. Allora, lo cito perché lui scrive in italiano, ho anche cominciato a tradurlo, sperando di trovare un editore quando avremo fatto una scelta di testi, perché è veramente un courant de pensée che non una ha... corrente di pensiero, sì, che non ha equivalenti in Francia. Allora, e tu quello che scrive... Posso leggere io, se vuoi, che scrive... la citazione? No, lei è in italiano. Sì, sì, ma posso leggerla se vuoi. Vuoi leggerla? Ce l'ho. Questo è Finzi. Non solo perché continuiamo a ripetere che senza Lacan... Scusate. Non solo perché continuiamo a ripetere che senza Lacan oggi non avremmo più Freud, cioè che la nostra capacità di leggere Freud si era spenta, che la nostra possibilità di interpretarlo si era appiattita, che la nostra abitudine a leggerlo si era così semplificata da renderlo in un punto solo facilissimo e indecifrabile, non solo per questo, ma perché riprendendo qui quanto negli anni scorsi più volte abbiamo avuto occasione di illustrare, la trasmissione non avviene mai in linea retta, c'è uno scarto, lo scarto che sottolineava anche Marx, quando parlava di una trasmissione da zio a nipote, scarto posto in evidenza dallo stesso Lacan. Portare avanti allora la teoria psicoanalitica significa partire da Freud per attraversare Ferenczi, ma anche Melanie Klein e Winnicott, e ritrovarlo con Lacan. Porsi al di fuori di questa linea che è insieme continua e trasversale significa porsi fuori della psicanalisi,
E il non continuarla vuol dire limitarsi alla pura ripetizione di alcuni tracciati abbracciati per fede. Il mistero di Mister Meister. Grazie. Allora, adesso Cristian, vai sulla conclusione. Oui, oui, non, mais je conclue, ouais. Hein, sur la psychoanalyse. Et on a réservé sur le livre de Sarah Kaufman, L'énigme de la donne. Et que la psychoanalyse non peut être considérée comme une opéra puramente spéculative. Teoria e pratica sono inseparabili in questa disciplina. Il trasferimento fra analista e analizzante è al cuore del lavoro analitico. E Sergio Fizzi qualifica la psicoanalisi di prima scienza del soggetto. Allora, l'ultima frase della quarta di copertina del libro francese de L'énigme de la femme è L'énigme della donna o la psicoanalisi rivisitata. No, per me questo non è possibile. Perché la lettura di Freud, il testo di Freud, è stato trattato come speculativo. Nello stesso approdo generale che Auguste Comte, che è Comte, e tutti gli altri, Kant, Rousseau, eccetera. Voilà. Allora, ancora interrogazioni da venire. Allora, vorrei ringraziare tutto i partecipanti a questo convegno e più generalmente tutti quelli che... Oui. che lavorano per tradurre, fare conoscere, discutere le opere di Sarah Kaufman. E perché la Francia è un po' pigra, un po' molto pigra. E sono veramente molto d'accordo con Federica Negri quando dice che l'opera di Kaufman è impossibile da classificare. E dunque dobbiamo lavorare, ma internazionalmente, perché la cultura francese è un po' chiusa su se stessa e questo, come dire, oscurità, manque de transparence, à l'opposé du positivisme. Voilà. Merci, grazie. Excusez-moi pour... Grazie, grazie anche a voi che state seguendo, sia qui in presenza che da casa, perché è stato faticoso sia per Cristiana e sia insomma per noi. Non so se... Posso dire, è stato faticoso relativamente, almeno per me, perché queste interrogazioni multiple mi sono molto, molto piaciute. E poi volevo fare i complimenti per questa relazione con i numeri incredibile della professoressa, che ricorda tutte le date, è veramente straordinario. Complimenti. Grazie. C'è la professoressa Ambrosi che vuole intervenire, eccola. Stefania, anch'io dopo.
Sì, non vorrei però prendere la parola a qualcuno che è in sala che io non vedo. Magari c'era qualcuno che aveva già alzato la mano, quindi. No, io sono qui e vedo tutti e non mi. Ah, ok, ecco, no, perché. Ecco, grazie, grazie. Professoressa Tarantino, nonché Stefania. E grazie molto a Christiane Vauvais per questa, pour votre très belle et riche intervention, e si large, sì. Vorrei, credo, l'italiano usiamo, no? Vorrei ritornare su. Fagliela in francese, è meglio, se, e poi dopo Meglio? facciamo una sintesi in italiano, così lei direttamente. D'accord. Ok. Je voudrais donc peut-être revenir sur. Bon, je voudrais revenir et discuter avec vous de plusieurs choses, mais juste un point qui me semble très important. C'est-à-dire que d'un côté, je suis tout à fait d'accord et je suis votre lecture par rapport au fait que, si je me souviens bien, même à la fin d'un entretien dans Cahiers du Griffe ou dans une autre, je ne me souviens plus exactement, Sarah Kaufman dit la seule chose que j'ai fait de plus ou moins, la seule chose que j'ai fait du féminisme, la seule chose féministe que j'ai fait, c'est mon œuvre. Alors, je suis tout à fait d'accord dans le fait qu'on difficilement on peut classer Sarah Kaufman de ce point de vue du féminin et du rôle du féminin. Et j'étais très contente quand vous avez rappelé les faits des témoignages aussi que Sarah Kaufman et Catherine Chélier, qui a été aussi mon enseignante, mon directeur de thèse, ont été aux États-Unis ou au Canada, je ne me souviens plus exactement, et comme les deux avant-gardes du féminisme français, tout n'étant pas exactement des féministes. Bon, ça, c'était juste un point. Par contre, l'autre point sur lequel je serais plus prudente, c'est la relation avec Jacques Derrida. Alors, je ne vous vois plus, alors je vois seulement une autre dame, pardonnez-moi, voilà. Plus prudente par rapport avec Jacques Derrida. Parce que je pense que c'est très compliqué, effectivement, comme vous l'avez à juste titre dit, très compliqué, mais je ne pense pas que cela a été superficiel. Et je me souviens donc, dans les textes que Derrida lui consacre, cette difficulté est d'abord témoigné par le fait qu'il n'arrive pas à trouver un titre pour son intervention, donc qui n'a pas un titre, et aussi, je pense, à cause, c'est pas le fait qu'il ne l'a pas comprise, mais c'est plutôt le fait qu'ils ont eu une relation complexe, parce que d'un point de vue théorique, c'est complexe, leur relation. Et je pense aussi que autant Sarah Kaufman a une dette vis-à-vis de Jacques Derrida, au point qu'elle lui consacre les lectures de Jacques Derrida, le livre Lecture de Jacques Derrida, très complexe, très difficile aussi. Je pense aussi que Derrida a une dette probablement non avouée, même s'il la cite, pas souvent, mais quand même quelquefois il la cite, et envers Sarah Kaufman. Je vais juste lire le dernier passage de sa communication, où elle dit, où Jacques Derrida dit à propos de Sarah Kaufman, la réponse doit être chaque fois inventée, singulière, signée. Bon, je saute un peu. Redonner à l'impossible, je vais dire jusqu'à l'impossible. Voilà ce que Sarah Kaufman me donne aujourd'hui à penser, dans le département de la mémoire, là où elle reste pour moi unique. Et je vais croire que cette réaffirmation de la vie fut la sienne jusqu'au moment venu, jusqu'au moment voulu, jusqu'à la fin. Ça, c'est la fin de l'intervention de Jacques Derrida dans les Cahiers du Griffe. Voilà. C'est juste pour dire que c'est à mon avis, et peut-être je vais le faire moi-même, étant donné que voilà, j'ai suivi pendant des
un travail plus spécifique du rapport entre Jacques Derrida et Sarah Kaufman. Merci. Allora, lei elle dit che Orietta, ovviamente non è perché non hai detto bene il francese, ma perché c'è un problema di audio e quindi ora vicino a lei traduco un attimo, cioè traduco, dico quello che hai detto. Quindi sia sempre attenta. Allora, per la prima parte è d'accordo sulle varie interpretazioni che hai dato, diciamo, in particolare sui cahiers du Griff. Ma il problema è il rapporto con Derrida. Oui. Parce que la lecture, elle dit, on ne peut pas dire qu'il n'a pas compris véritablement Sarah Kaufman. Oui. C'était une relation théorique complexe. Et elle a cité la fin de son intervention. Et donc, on ne peut pas dire. Oui, c'est... Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Merci. Grazie. Marianna. Sì, grazie, molte grazie per questa relazione. Merci beaucoup pour votre relation. E volevo porre due brevissime questioni. Stefania, poi non so se posso provare, ma altrimenti dico in italiano e tu puoi. La prima questione che volevo porre a Christiane Beauvais è questa. E lei ha detto a un certo punto che il femminismo, il movimento, il pensiero femminista è stato, tenuto a distanza da Sarah Kaufman perché a suo avviso le impediva quella ricerca profonda nella filosofia che era veramente ciò che più le stava a cuore. Volevo chiederle un chiarimento su questo passaggio. Allora, première chose che ti demando, pardon, scusami Marianna, glielo dico un attimo. Première chose, a un certain moment tu as dit que Sarah Kaufman a tenu à distance le féminisme pour plonger dans une recherche profonde dans la philosophie. Oui, oui. Et donc d'expliquer un peu plus ça. Et poi un'altra cosa. Un'altra cosa che voglio dire. Perché forse pensava che la differenza sessuale è in sé una posizione già ideologica, che quindi il maschile e il femminile vanno completamente ripensati, perché così come ci sono dati, sono un oggetto della speculazione, del pensiero speculativo. E la seconda osservazione che volevo porre dalla sua ricca relazione riguarda perché Comte, perché per quale le choix sur Comte. Naturalmente non esigo una risposta, è soltanto una sollecitazione. Perché scegliere Comte? Perché questa scelta ossessiva, questa ricerca così approfondita? E forse perché Comte è l'autore del positivismo, è il fondatore del positivismo e quindi ha creato un progetto enciclopedico sull'applicazione del sapere scientifico in ogni ambito della vita. Quindi ha proprio posto la norma e ha avviato un processo di normalizzazione che anche nella biopolitica ha trovato delle straordinarie applicazioni. E quindi Kaufman ha svelato se stessa, svelando il rimosso, l'aberrazione, il fantasma sessuale che c'era dietro questo progetto di normazione della vita da parte di Comte. E la deuxième question, c'est pourquoi Comte? D'un côté, Comte, du moment que c'était le fondateur du positivisme, etc., elle a réussi à dévoiler l'inconscio, le refoulé. Le refoulé. Surtout dans la relation homme-femme, et donc l'idéalisation même, non, de la différence sexuelle, de la femme, etc. Alors, elle te demande qu'est-ce que tu penses sur ça. Oui. Parce que ce n'est pas un choix comme ça, Comte. Non, c'est un choix. Bon, alors pour la prima question sur. Le féminisme était tenu à distance pour plonger dans une recherche profonde. Escrito in parecchi testi. Ma a me pare particolarmente
nella, come una donna fa... Et mais ça, c'est de Françoise Duroux, c'est oui. Pas Sarah Kaufman. Ah, non, mais Françoise Duroux parle di Sarah Kaufman, hein, la donna che fa filosofia nella la contribuzione di Françoise Duroux e Sarah Kaufman. Hein. Dunque, Françoise Duroux che pensa che il suicidio finalmente di Sarah Kaufman dovrebbe essere legato alla sua solitudine e solitudine fra uomini filosofici, filosofi, e solitudine anche in assenza di donne che avrebbero orientamenti di pensiero e di vita vicini. Allora, bon, non è una analisi di me stesso, è solo un riferimento, mi pare, principalmente a Duroux. Però su quello, Marianna, quando avremo modo facciamo la discussione, perché ho inteso insomma il punto che però appunto lei ha utilizzato Françoise Duroux, ma lì c'è qualcosa appunto su cui sicuramente confrontarsi. C'è anche la questione che la Kaufman in molte interviste ha detto che lei militava attraverso l'interpretazione dei testi, cioè una citazione che ho ritrovato. Penso che da filosofa non devo fare le stesse cose di una femminista militante. Si può militare in mille modi, per esempio riflettendo sui testi. Cioè in un certo senso lei si sente militante, ma in altro modo, è il suo modo. Sentite? Che era, no, adesso Federica Negri ha citato Sarah Kaufman che dice le femministe fanno militanza in un certo modo, io faccio militanza però studiando i testi e quindi prendo una postura diciamo teorica di militanza, di lavoro sui testi. Sì, ma non, quindi non c'è il rinnegamento della differenza sessuale in quanto posizione ideologica da parte no, sua. Non in, no, lei smonta la lettura dei... Io ho capito... La lettura, certo. Ok. Perché appunto tu, leggendo le prime pagine di Enigma Donna e ascoltando la lunga intervista che ha fatto questi due giornalisti, che aveva questa voce da bambina, questa risata geniale, è tutta volta allo svelamento della differenza sessuale del maschile, del rimorso, di ciò che non vuole essere detto. Quindi questo mi colpiva molto. È proprio così. No, devo dire che su questo allontanamento dal movimento delle donne, che è un movimento, e come dice Françoise Colin, sono d'accordo con lei su questo punto, le idee non conducono il mondo. A rovescio, quello che diceva Marx, mi pare, nell'ideologia tedesca, les idées mènent le monde. Bon, il y a du vrai, mais à un certain moment, il y a... Ma in un certo momento? In un certo punto, l'incontro della teoria e della pratica. E questa è una grande questione politica, culturale, tutto quello che si vuole. E la Francia è ribella, in ribellione qualche parte, contro questa articolazione. Capito? Questo me ne rendo conto nello studio del sansimonismo e del posto particolare preso dalle donne nel sansimonismo. Voilà. Hai capito, Marianna, hai sentito, Cristiana, la sua posizione, non quella, e lei ti ha dato una risposta a partire da sé, non so. Allora, chiaro. Che poi appunto questa separazione tra teoria e pratica, allora, anche se poi quella diventa per lei una pratica politica, perché ne parla come militanza, diciamo. Sarah Kaufman si è un po' messa, mi pare, ma però non poteva fare altro,
fuori da questa articolazione. Mi pare, non è una critica, è una... è un altro modo. Del resto mi sembra che la stessa Erika Rai anche si è, o anche Erika Rai ha fatto parte del movimento, o come Sara Kaufman è stata. No, perché è strano, attenzione. Questa è una. Luce Erika Rai était psicoanalista, era psicoanalista. E la psicoanalisi non può vivere e svilupparsi senza articolazione fra teoria e pratica. E la teoria si costruisce a partire dell'esperienza di questa mescolanza confusa, contraddittoria, tutto questo che si vuole. Allora, voilà il punto, per me. Allora, è detto troppo schematicamente. Sì, no, ma perché non abbiamo il tempo. Perché e la direzione. Allora, Mariana, la seconda domanda sarebbe, credo, troppo lunga, la question de compte. Perché se oui, est-ce qu'il y a pas de remorso che Sara Kaufman sarebbe andata a smascherare, demascher un rimosso. Un rimosso, il divenire donna di Comte, cioè e quindi aberrazione. Io non l'ho letto questo libro ancora. No, aberrazione è qualcosa che viene come ostacolo, più o meno, dico questo in modo grossier, nel percorso di accesso all'esercizio della sessualità. Allora, questo devenir femme de lui, non so troppo, bon. E lui, attento, era talvolta in delirio, aveva fatto un soggiorno in ospedale per curare un accesso di malattia mentale. Allora, bon, voilà. Donc, l'idea di articolare questi aspetti misconosciuti dell'opera di Comte la sessualità, il sentimento, i rapporti umani, ma lui vedendo sempre il maschio dominando la donna. Ma che ci fosse qualcosa di rimosso anche in Comte lui-même, che Sara Kaufman è andata a togliere il velo, questo, oui, è un'ipotesi interessante, mi pare. Sì, allora, su questo, Mariana, sì. Va nella direzione in cui mi dispiace, prima di lasciarci, perché appunto abbiamo un po' sforato, volevo leggere quello che ha scritto Chiara Di Rocco, la femme qui était ici e che aujourd'hui retourne a Paris. Oui. Donc Chiara Di Rocco e la nous a envoyé un message, je vais le lire. Oui. A mio avviso il femminile in Kaufman è interrogato per come è stato chiamato in causa dalla tradizione del pensiero, come figura, immagine, feticcio di ciò che Kaufman osserva negli autori che legge, come il buco abissale alla quale non riescono ad affacciarvisi. Il femminile come figura della morte, generatrice e quindi portatrice del segreto della vita. La morte, appunto, del riconoscimento di quest'ultima come elemento costitutivo della vita stessa. L'esistenza corporea, fisica, deperibile, vista insopportabile, pietrificante per questi autori, viene quindi chiamato in causa dalla filosofa non tanto per trarre delle conclusioni riguardo le donne, ma per indagare le ombre, le pieghe nascoste di un pensiero tipicamente, penso maschile. Osservare queste pieghe, mostrarle nude, denudare la scrittura degli autori, scoprendo ciò che è stato nascosto tra le righe, non si arresta in una critica, in un dito puntato contro, ma in un farsi carico
da parte della filosofia, della filosofa, di questi errori, di farli suoi e riscriverli nella sua forma. La sua scrittura, che, come già stato detto, è anche un portare o semplicemente ammettere il proprio corpo, la propria vita nel tessuto del pensiero. Fra Koyak parla proprio di un farsi madre del pensiero degli autori che legge. Perdonate l'intervento scritto, dovevo andare via. Ecco, mi sembra con questo bellissimo intervento, io mi devo scusare con Aurietta Ombrosi, insomma avremo modo di scambiare con Cristiana, perché anche lei poneva delle questioni importanti, ma c'è stato un po' di difficoltà qui, perché è vero che l'audio è un po' difficile da seguire, da remoto dico. Va bene, insomma vi ringrazio, grazie Cristiana per questo intervento, grazie di essere venuta, grazie ancora a voi, grazie ai partecipanti, a Patrizia, Floriana, Gabriele, Marianna e Orietta. Arrivederci, grazie. Grazie a voi per la presenza. Arrivederci, grazie. 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 Grazie con tutti. Ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Tu vas l'avoir sur ton ordinateur.